Eccoci qui con una nuova diretta che appartiene alla serie delle letture estive e non. Stasera, come avevo promesso, facciamo l'ultima diretta su questo libro Tar Benjel Loon che io ho finito di leggere da poco. E sono curiosa di sapere, magari lasciatemelo nei commenti del video, sono curiosa di sapere quanti di voi l'hanno acquistato o l'hanno già letto, se hanno letto qualcos'altro di Tar Benjel Loon, perché in effetti ha scritto diversi libri che mi interessano, mi intrigano, soprattutto alcuni titoli, per esempio L'albergo dei poveri mi sembra un titolo molto interessante. Comunque, per tutti quelli che magari non hanno visto i video precedenti e si connettono per la prima volta al mio canale, vi recupero un pochino di cose. Allora, innanzitutto abbiamo fatto anche una lettura in francese per gli ascoltatori di lingua francese, mi è stata richiesta e l'ho fatta con grande piacere. Purtroppo, essendo che ho soltanto edizioni in italiano, in questo periodo le letture della serie di GTV, letture estive e non, saranno soprattutto in italiano. Dunque, vi riepilogo di che cosa parla un po' questo libro, Creatura di sabbia, che in Francia è pubblicato invece col titolo L'enfant de sable. In un paese senza età, che è anche il Marocco di oggi, nasce dopo sette sorelle Mohamed Ahmed. Nasce femmina, ma per volere del padre, che non vuole disperdere il patrimonio accumulato, crescerà maschio a dispetto del suo corpo e dovrà reggere la casa e la servitù, essendo riconosciuta da tutti come il nuovo capofamiglia. Se a qualcuno suona qualche déjà vu, perché a parte tutti i discorsoni che ho fatto, in effetti la prima volta che ho letto la trama ho detto «Oddio mio, Lady Oscar». Ebbene, sì, lo confesso, io sono cresciuta a pane e manga e pane e cartoni animati giapponesi, quindi Lady Oscar ha fatto parte della mia infanzia. A parte questo, mi sento di consigliare questo libro perché è davvero interessante come libro che affronta, indaga l'identità, il tema dell'identità femminile, la donna e soprattutto il tema dello sdoppiamento, della perdita quasi di identità. È molto interessante come questa donna appunto affronterà varie trasformazioni, varie mutazioni e alla fine si sentirà come una creatura con una personalità infranta, una personalità infranta come uno specchio che si infrange in mille pezzi. Tant'è che, perché io uso questa parola, specchio infranto? Perché in effetti l'autore utilizza moltissimo questa immagine dello specchio per parlare un po' degli stati d'animo, della percezione della protagonista della propria identità sessuale, della propria identità non solo sessuale ma all'interno della società. Il tema dello specchio che ritroviamo in un grandissimo autore italiano, Pirandello, autore che io adoro, Uno nessuno e 100.000, se non l'avete letto ve lo straconsiglio perché è davvero un testo base per quanto riguarda l'indagine della identità e come questa identità si trova a doversi relazionare con la società e anche con se stesso e col proprio ambiente familiare e privato. E questo stesso tema del rapporto tra identità, società, ambiente privato, familiare lo ritroviamo in Creatura di sabbia, un titolo molto suggestivo, quasi che richiami la fluidità di Zygmunt Bauman, dell'identità fluida. E in effetti questa storia ha per protagonista una donna che dovrà davvero adattarsi, plasmarsi, essere fluida il più possibile per cercare appunto di non solo sopravvivere ma di vivere. Oggi volevo leggervi due capitoli che mi hanno davvero intrigato. Leggerò soltanto le prime parti, proprio l'inizio, perché non voglio rovinare la lettura a nessuno che volesse appunto cominciare a leggerlo, e quindi vi do soltanto giusto l'inizio di questi capitoli.
Il perché li ho scelti, credo che lo capirete una volta che li commenteremo insieme. Quindi cominciamo con il capitolo 14 Salem. Sono 8 mesi e 24 giorni che il narratore è scomparso. Eh sì, perché tra le altre cose interessanti di questo libro è presente per buona parte del libro questa figura del narratore, che è una figura molto cara anche alla letteratura africana in genere. E proseguiamo. Quelli che venivano ad ascoltarlo hanno rinunciato ad aspettarlo. Si sono dispersi da quando si è interrotto il filo di questa storia che li teneva insieme. Infatti, il narratore, insieme con i saltimbanchi e altri venditori di oggetti insoliti, aveva dovuto abbandonare la grande piazza che l'amministrazione comunale, istigata da giovani urbanisti tecnocrati, ha ripulito per costruirci una fontana musicale, dove ogni domenica i getti d'acqua zampillano sotto gli impulsi del Bobò Papà della Quinta Sinfonia di Beethoven. La piazza è pulita. Non ci sono più incantatori di serpenti, nemmeno domatori di asini, né apprendisti acrobati, non ci sono più mendicanti risaliti dal sud per via della siccità, e nemmeno ciarlatani, né mangiatori di chiodi e di spilli, non più danzatori ubriachi, funamboli privi di una gamba. Segue un lungo elenco di figure che, diciamo, caratterizzano questa piazza, che in un certo senso per l'autore sono lo spunto per caratterizzare l'identità di questa piazza, che poi è anche, in un certo senso, l'identità marocchina, una parte dell'identità marocchina. E invece, appunto, ci si trova davanti, come lui stesso dice, a una piazza che è svuotata. Non è più una piazza movimentata, è soltanto più un luogo pulito per una fontana inutile. Hanno anche spostato l'autoporto al capo opposto della città. Solo il club Mediterranée è rimasto al suo posto. Quindi ci troviamo di fronte a una piazza che prima brulicava di vita e di identità locali che la caratterizzavano e la rendevano viva, improvvisamente svuotata e con oggetti estranei. Non solo inutili, ma estranei. Questa fontana. Cioè, immaginatevi appunto Beethoven, come se appunto i marocchini non avessero i loro strumenti musicali, la loro musica. Si trovano in questa fontana che spara acqua al ritmo della musica di Beethoven e con un club Mediterranée. Curiosa appunto la citazione del club Mediterranée, perché effettivamente qui si sta parlando di un problema non soltanto più di identità, ma di dominazione culturale. È molto interessante, è l'unico, diciamo, è l'unica volta in cui l'autore fa accenno alla dominazione del Marocco, alla dominazione culturale, e lo fa nei termini di dominazione culturale. È un tema che io ho affrontato molto spesso, essendo laureata in scienze della, scienze della comunicazione, scusatemi, essendomi occupata dei problemi della globalizzazione. Alla fine, quando si tratta di globalizzazione, uno dei primi, e di comunicazione, uno dei primi problemi che saltano subito alla coscienza, all'occhio, è il problema delle identità che vengono comunicate, delle identità che comunicano tra di loro. E qui abbiamo una nuova identità dominante, che in un certo senso ha spazzato via la identità preesistente. In effetti, ci sono due modalità in cui si attua dai tempi dei Romani, pensate un po', dai tempi dei Romani si conoscono queste due forme di dominazione culturale, quindi in sostanza di dominazione in genere, perché se tu domini una nazione, un posto culturalmente, hai fatto già metà strada, anzi forse di più. La dominazione culturale si attua o con la distruzione totale della cultura che esisteva, con l'installazione di una cultura fittizia, comunque con la sostituzione, oppure con l'appropriazione e traduzione. Un po' quello che ha fatto, diciamo, Stalin in Russia. Non so se vi suggerisco un libro su questo argomento, se qualcuno volesse approfondire. Trovate di Adriano Roccucci, Stalin e il Patriarca, che è un testo molto interessante che parla dei rapporti tra Stalin
lo Stato comunista e la Chiesa ortodossa. E sono molto interessanti dal punto di vista socio-antropologico dell'identità, come il nuovo regime abbia cercato appunto di imporsi, non con la forza, ma appunto attraverso la cultura, attraverso la dominazione culturale, appropriandosi di alcuni dei simboli dell'ancien regime, del vecchio regime e della Chiesa ortodossa, sostituendoli con dei simboli del nuovo regime. Beh, magari adesso vi sembra un discorso un pochino astratto, però vi posso assicurare che è molto interessante se andate a vedere appunto questo testo di Adriano Rocucci, Stalin e il patriarca. Che poi in fondo, se ci pensiamo bene, è un po' il processo che è stato attuato anche dalla Chiesa Cattolica con i riti pagani, solstizio d'estate, solstizio d'inverno, tutte queste, diciamo, ricorrenze o comunque tutti i culti pagani sono stati ritradotti, sono stati, diciamo, fatti propri dalla Chiesa cristiana e sono stati tradotti in nuovi riti che conservavano, diciamo, il significato dell'originario, però con nuove simbologie, nuove cose. Beh, comunque, un altro autore che volevo consigliarvi prima di passare al capitolo 15 sul tema dell'identità e soprattutto appunto come la dominazione culturale si è attuata ai tempi del colonialismo, è Acibe Chinua. Acibe Chinua, che ha scritto una trilogia di romanzi sull'argomento. E perché per me è così interessante questo riferimento all'identità? Perché non c'è niente di più attuale con la globalizzazione che stiamo vivendo dei rapporti tra le identità locali e le identità che sono tra virgolette dominanti o che si credono essere dominanti. C'è uno scontro tra identità globali e identità locali molto forte che ha determinato tantissimi fenomeni, tra cui anche la costruzione di tradizioni da zero, come quelle appunto, vabbè, appunto attuate dai terroristi che si sono costruiti da zero delle tradizioni e delle identità per appunto contrapporsi alla globalizzazione, alle identità occidentali. Insomma, è un tema molto bello e da approfondire, da legare appunto ai processi di globalizzazione. Non è qualcosa che rimane confinato al tema del colonialismo e dell'identità, ma è un tema molto attuale che si colloca nella nostra società, la viviamo tutti i giorni. La viviamo tutti i giorni, soprattutto quando non riusciamo davvero ad attuare dei sistemi di integrazione che funzionino. Invece, il capitolo 15, che volevo leggervi, è molto interessante, non lo commento, vi lascio a voi, diciamo, giudicare le parole dell'autore. Perché in questo caso troviamo invece un giudizio espresso sulla cultura araba del Marocco. Il capitolo 15, Amar. La gente andava e veniva sui grandi viali senza una precisa ragione. Alcuni si erano insediati al caffè, parlavano. Non si dicevano niente, le piccole cose della vita di tutti i giorni. Guardavano passare le ragazze, qualcuno faceva dei commenti volgari sull'andatura di quella donna o sul culo basso di un'altra. Altri leggevano o rileggevano un giornale vuoto, di tanto in tanto ricordavano la diffusione della prostituzione maschile in quella città. Indicavano un turista europeo affiancato da due adolescenti bellocci. La gente ama parlare degli altri. Qui vanno pazzi per i pettegolezzi sul sesso, ne parlano tutto il tempo. Tra quelli che poco fa prendevano in giro l'omosessuale inglese, ne conosco che di nascosto si presterebbero ben volentieri ai suoi desideri o semplicemente a fare l'amore con lui.
risulta per loro più facile farlo che parlarne o scriverlo. Sono vietati i libri che parlano della prostituzione nel paese, ma non si fa niente per dare un lavoro alle figlie dell'esodo rurale. Non si fa niente nemmeno contro i ruffiani. Allora se ne parla al caffè. Si lasciano andare a commentare le immagini che attraversano il boulevard e la sera guardano tutti un interminabile feuilleton egiziano alla TV, Il richiamo dell'amore, dove gli uomini e le donne si amano, si odiano, si sbranano a vicenda e non si toccano mai. Io vi dico, amici miei, che siamo in una società ipocrita. E proseguendo a pagina 116. La violenza del mio paese è anche in questi occhi chiusi, in questi sguardi distolti, in questi silenzi fatti più di rassegnazione che di indifferenza. Indifferenza, ipocrisia nei confronti dell'identità sessuale, nei confronti dei comportamenti sessuali. Diciamo che in realtà non siamo tanto lontani da quello che si verifica appunto in un paese arabo, perché francamente io dovunque sia stata, da nord a sud del mondo, ho trovato che ovunque il sesso comunque costituisce un argomento di conversazione. Un argomento di conversazione, certo, appunto, qui si descrive quasi un'ossessione per questo argomento. Curioso questo spaccato sulla vita quotidiana con le persone che vanno nei caffè del Marocco. Sembra quasi una città europea se ci pensate bene. Per questo io dico sempre che io non noto queste differenze. Dunque, sia andata, se volevo appunto sapere gli umori di una città, mi bastava collocarmi all'interno di un caffè e vedere i discorsi che si facevano. E qui ritroviamo un po' quello che mi succedeva anche a Parigi, a Barcellona, persone che si collocano al caffè e sorseggiano il caffè, guardano le persone che passano, lo facevo pure io, sfogliano il giornale e si scambiano i pettegolezzi del momento, tutti i pettegolezzi soprattutto a sfondo sessuale. Un po' mi ricorda anche la società siciliana del secondo dopoguerra, in cui ancora diciamo che c'erano moltissimi tabù. C'era questa usanza curiosa, per esempio, delle sale da ballo con le donne che ballavano in una stanza e gli uomini che ballavano in un'altra. Questi rapporti quasi appunto claustrofobici tra i due sessi, che non si, po si potevano diciamo quasi sfiorare, ma non veramente toccare, fino a che appunto non si arrivavano a delle unioni ufficiali. A tal proposito, mi viene in mente che proprio ieri avevo cominciato a vedere, prima di crollare come un sacco di patate addormentata, stavo rivedendo il Bell'Antonio con Mastroianni. E poi sempre un altro film che mi rievoca questa atmosfera con i caffè, gli uomini che fanno i pettegolezzi sulle corna, non le corna, i comportamenti sessuali delle donne e degli uomini del paese in cui vivono, Divorzio all'italiana, altro grandissimo film con Marcello Mastroianni. In Divorzio all'italiana troviamo Marcello Mastroianni affiancato da Stefania Sandrelli, e invece nel Bell'Antonio troviamo la bellissima Claudia Cardinale. Due film che vi straconsiglio, dovesse essere la rubrica dei libri, però mi trovo a parlare anche di film. Ma in fondo non è questo il bello, questa intersecazione continua che si verifica in ambito culturale tra i vari discorsi, tra i vari testi, il testo cinematografico, il testo cartaceo dei libri, la fotografia, la TV, sono tutti mezzi che in effetti intrecciano tra di loro dei discorsi che a volte appunto. E a volte appunto funzionano anche come degli specchi, si riflettono tra di loro. Bene, questa era l'ultima diciamo, l'ultima diretta dedicata a quest'autore.
E adesso lascio la parola a voi. Mi raccomando, nei commenti lasciatemi un po' scritto se avete cominciato a leggere Tar Ben Jelloun, Creatura di sabbia, o se avete letto qualcos'altro di questo autore, se avete letto Murakami, che abbiamo letto nelle precedenti dirette, oppure comunque che cosa state leggendo, che cosa pensate di leggere in questa ultima metà di agosto. Insomma. Scrivetemi, fatemi sapere, interagite perché il bello appunto di questi video, di queste dirette, è leggere comunque i vostri commenti, ricevere anche i vostri messaggi in cui mi parlate un po' più di voi, delle vostre letture. E anche se avete delle richieste come quella che mi è stata fatta di una lettura in un'altra lingua, se riesco appunto a trovare il testo, ben volentieri. Nelle prossime dirette vorrei anche leggere dei testi di poesia, quindi saranno delle dirette molto brevi. Per adesso vi lascio. Buone letture, buon Ferragosto e buona serata.